Benvenuti, oggi siamo qua per un nuovissimo video dove proveremo a costruire il mio regalo di compleanno del 28esimo, che come potete vedere dalla scatola è questa roba qua. Praticamente io ho fatto una festa a tema contadini e quindi dei miei amici hanno pensato bene di regalarmi una scatola di Lego con un trattore sopra. Allora adesso in primis proviamo a capire come si apre. Ok, penso che ci siamo arrivati. E voi non avete idea da quant'è che io non faccio un pacco di Lego, insomma, non potete immaginare un sacco di anni. Oggi faccio un video dell'esperienza dove vi faccio vedere da zero a costruito. Quindi partiamo un po'. Che cos'è sta roba? Io non so neanche se mi ricordo cosa sono le Lego in primo luogo. Va bene, a posto, non ci spaventiamo. Per questo pezzo qua bisogna andare a pagina 6, quindi da qua in poi utilizzare questo sacchettino, immagino, quindi è quello che andremo a fare ora. Abbiamo vari pezzettini, in tutto questo sono le 6. L'ultima volta che ho fatto un brocco di Lego è stato quando ero ad Amsterdam e lavoravo ancora in una startup. L'ho messo storto, iniziamo bene. Una vita che non faccio le Lego e adesso noi proveremo, insomma, a cavarcela. Quindi abbiamo questo pezzettino, infine, questo va infilzato, però dall'altra parte mi dicono. Vabbè ragazzi, potrebbe andare meglio. Ah, andava proprio infilzato. Ora ci capiamo. Guardate il progresso, ragazzi. Questo si chiama progresso. Guarda quanto andiamo veloci. Allora, dove appaiono duri questi? Questo infilziamo. Io di set di Lego non è che ne abbia avuti tanti, solo che continuavo a inventarmi cose. Una volta addirittura ho creato, mi ricordo, una cassaforte a combinazione con le Lego. Avevi delle rotelle e in base a come mettevi la rotella riuscivi ad aprire o meno uno scrigno. Poi volendo potevi dare un pugno e si apriva comunque, però all'epoca mi pareva un'ottima idea. Il bello è che io ora dovrei fare tipo la valigia per la Sardegna, perché parto alle 6 della mattina. Pensate, l'ultima volta che ho fatto un video su questo tavolo, mi ricordo che avevo fatto l'unboxing del mio primo drone, che era il DJI Phantom 4. Vi devo tante spiegazioni, sapete com'è, ho avuto un periodo di inattività. In pratica io, iniziando l'università, iniziando a lavorare, facendo sempre più video, non riesco a combinare il mio tempo facendo anche video su YouTube, e quindi devo un pochino ottimizzare le risorse e il tempo soprattutto. Non l'ho ancora visto. Ah, tutto nuovo, che bello. Ci sono un sacco di pezzi di Lego che non avevo mai visto in vita mia, comunque. Si va avanti, ragazzi. Si va avanti col trattorino. Questo si unisce di qua, di là. Adesso dobbiamo mettere il cartello e il triangolino. Quindi prima... Opla! Ok, bello. Un pippolo bianco. Questo fatto. Tocco bianco, sarà da fare da questa parte. Cosa due. Ora scopriamo se manca il pezzo e se dobbiamo denunciare qualcuno. Pipolino lo dobbiamo mettere qua dentro e infine l'ultimo pezzo. Ho sbagliato, mannaggia. Mi spiace ragazzi, non sto dicendo molto, ma purtroppo posso mancare di rispetto assolutamente al mondo delle Lego. Gli adesivi sono sempre stati un pochino impegnativi da mettere. Io quando ero ragazzino non c'erano gli adesivi, non me li ricordo mica. E se ce n'erano pochissimi. Mettiamo il secondo alettone. E c'è un sacco di progresso, ragazzi. Continuiamo, ragazzi, continuiamo. Che pezzo strano questo. Non avevo mai visto una roba del genere. Ah, che roba. Ah, qua ci va il volante, ecco perché questa forma strana. Il mio sorriso della cosa che sta avvenendo, che poi si tramuta in... Ma non dovrebbe essere così. È spaziale. Boh, procediamo con l'altro lato. Noi abbiamo capito ormai come si fa.
penso. O forse no, non abbiamo ancora capito. Allora, questo è il risultato per adesso, ragazzi. Allora, continuiamo, ragazzi, siamo a metà. Noi abbiamo ancora due sacchetti. Opla. Ok. Allora, proseguiamo. Apriamo questi pezzettini. Mamma mia, quanto sono piccoli. Qua perdo tutto. L'ho messo nel lato sbagliato questo. Ok, ora ha senso. Ok, aggiustato, siamo riusciti ad aggiustare, adesso dobbiamo fare anche l'altro pezzettino. Quindi questo così, e questo direzione centrale qua. Ah, la sedia che sta qua, giustamente. 1, 2, e qua adesso ragazzi sfoghiamoci, iniziamo a mettere queste lucette, una dietro l'altra. Cioè che questo io non l'avevo mai visto prima, ragazzi, cioè guardate che roba. E questo va messo lateralmente in avanti. Ok, le ruote che abbiamo predisposto prima vanno messe nel loro posticino. Abbiamo ottenuto, ragazzi, questo il trattore per adesso. Guardate come si presenta bene con la ciminiera, con tutte le cose, molto carine. Ma non mi danno neanche un personaggetto, neanche un contadino c'è dentro. C'è uno dei passaggi cruciali che andavano fatti all'inizio. Ho sbagliato. Ho sbagliato una delle prime cose da fare. Ah, lei non è neanche così complicato. Questo andava messo dentro. Oh, lei adesso sembra di più un trattore. Ma che carino, adesso c'è tutto. E siamo arrivati finalmente all'ultimo pacco, ragazzi. Da qua si deciderà la storia di tutto. Giustamente, esempio. Dai, ragazzi, ora ci divertiamo con le nuove istruzioni. Allora, partiamo prendendolo un pezzettino ad L e infilziamo questi 4 pipoli. 1, 2, 3. Ogni tanto bisogna ammazzare le zanzare mentre si fanno sti lavori. Bene, mi sono perso. T'ho vista zanzara che sei qua. Ah, accendo quello anti-zanzare, così se venite qua ogni tanto si sentirà tuc. Mi andrete all'inferno. Questo qua va infilzato da questo lato e poi un altro pezzo L che va in modo speculare dall'altra parte. Abbiamo capito comunque, ragazzi, che i pezzi sono stati messi un pochino a caso, perché sto trovando dei pezzi che servono nel sacchetto 4 che sono stati trovati nel sacchetto 1 o nel sacchetto 2. Quindi no, bene. Ok. Andiamo avanti, struttura di supporto con 5 pippolini. Quanti pezzettini? Allora, numero 4, ecco, quello era il suono di una zanzara che veniva stecchita. Ne ho un'altra a fianco all'orecchio. La sento ronzare. Pezzettino rosso, qua. Una volta che ha coperto, bisogna girarlo e metterci il tubo di scappamento con il pipolo finale che esce. Uniamo le ruote come prima, molto divertente, come quelle delle bici. E questo è fatto. Poi va messo sotto il carretto. Ragazzi, opera conclusa. Guardate qua che roba. Guardate qua che robetta. Molto carino. Niente, 28esimo compleanno a base dei contadini. Voi iscrivetevi al canale, commentate, ci vediamo il prossimo anno per scoprire quale sarà il set di Lego che mi meriterò. Niente, ragazzi, ciao, grazie.